Namaste, benvenuti a tutti a questo satsang con Muji Baba qui a Monte Sajja. Un grande benvenuto a tutti quelli che si uniscono a noi in diretta. Siete veramente qui tutti nella stanza con noi e siamo felicissimi di darvi questo benvenuto per il broadcast in diretta. Vogliamo farvi sapere che c'è la traduzione Italian, live Portuguese, in molte lingue oggi. Ceco, so italiano, so nice. russo, portoghese, and turco, to to spagnolo. E per ascoltare la traduzione dovete cliccare sulla bandierina con la vostra lingua su muji.tv c'è qualcuno qui che è venuto per la prima volta a un satsang magari è venuto con un amico no, ci sono alcune persone benissimo, grazie è sempre molto bello darvi il benvenuto qui a voi che siete nuovi e per quelli che sono abituati al Satsang, siete tutti familiari con la guida di Mujibaba, l'invito. Benissimo. Ci piace sapere un po chi siamo, chi è nuovo, eccetera. Molto bello. You been for a while. Quindi se sei you nuovo per il satsang, um, poi da un bel, bel po di tempo che non If vieni, ti incoraggiamo a rimanere totally a marinare nell'energia del Satsang. Um, anche se non capisci di cosa parliamo, va benissimo. di kind of solito the the time 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 le tue domande possono essere, vengono chieste da altre persone. Come tutti il satsang, is very much an satsang to è un'opportunità molto di buon auspicio questions. per And fare delle urgenti domande di satsang. Questo è l'ultimo satsang di quest'anno. Veramente vi incoraggiamo a trovare quelle domande che vi libereranno completamente, quelle che chiamiamo domande per la libertà. Abbiamo un sacco di amore e gratitudine per Mujibaba, e lo sappiamo. Ma per favore, fate queste domande, le domande per la libertà. E chiediamo a quelli che si uniscono a noi in diretta anche questo. Di fare delle domande urgenti. A volte succede in satsang che c'è dell'inquietudine, dell'agitazione. È normale, non vi preoccupate. Se vedete che qualcuno sta provando queste sensazioni, accompagnateli fuori, così possiamo mantenere lo spazio all'interno più tranquillo. Rimanete nella sala. Fino a che Mujibaba so satsang, non ha lasciato la sala, um, per favore. Satsang, we'll la prima parte music. del satsang that, sarà seguita da musica, here, dopodiché Mujibaba lascerà have la have sala. E per quelli che sono At qui, point, the, ci sarà una pausa dove potete avere biscotti e del chai a Little Jamaica. Little so Jamaica. Ci saranno 15, 15 saranno 15 o 20 minuti di pausa, poi Mujibaba tornerà e ci sarà il T-Satsang dove Mujibaba legge alcune delle lettere che gli arrivano. Questo è l'ultimo Sunday Satsang, satsang um, dell'anno so um, totally significa free che il programma è vuoto. It, Oltre questa data, ma non significa che tutto si fermi. Per favore, continuate a seguire le linee guida e a rimanere a marinare in tutto quello che è stato condiviso durante l'anno. Se ci sarà qualcosa di nuovo, riguardante il programma, sarà pubblicata sulla pagina mugita.org. Mugita. Ma posso dirvi una cosa, specialmente per quelli che si uniscono a noi via broadcast che Muji sta lavorando a un nuovo libro che è stato pubblicato, si chiama Un invito alla libertà e sarà disponibile in due settimane nel nostro negozio online muji.org ed è anche disponibile in forma audiobook, audiolibro ed è un bellissimo libro. Qualcosina sulle donazioni. Vogliamo veramente ringraziarvi di cuore per le vostre donazioni perché veramente sostengono la condivisione del satsang. Ci sono moltissime persone che, che fanno delle donazioni e questo veramente ci tocca molto. Potete anche farlo attraverso il sito muji.org. Grazie. Muji Baba sarà con noi a breve. Breve. Thank you. Om. Om. Namaste. Welcome everyone to Satsang Namaste. Benvenuti a tutti al Satsang uh, di oggi. Oh, of those who are via Benvenuti a quelli che si uniscono a noi can in diretta. So Siete qui nello, allo stesso tempo And, in um, cui siamo qui in Portogallo e un grande benvenuto a tutti. We, um, start to Prima di iniziare a alzare le mani per le domande, magari passiamo then, alcuni silence, momenti uh, in silenzio. Kind of e non un silenzio vuoto, That's sterile, ma un silenzio Quel tipo di silenzio che è la fragranza della presenza stessa. E intendo che non siamo coinvolti con la persona, la personalità, e siamo semplicemente qui a riposare, rimanere nella presenza che è coscienza di se stessa, qui e ora, solo per un po'. There was no next, not next to come. Non c'è nessun momento che deve arrivare, una prossima cosa che dobbiamo percepire. C'è solo questo. Qualsiasi cosa questo sia. Così che non c'è il senso dell'aspettare. Non c'è nessuna anticipazione di quello che dovrà arrivare, perché è una delle chiavi che la, che la mente usa, l'aspettativa che cosa arriverà dopo. Ma per un momento semplicemente sospendiamo questa tendenza e semplicemente siamo qui. Come sarebbe? non ci fosse aspettativa e non ci fosse questo senso dell'aspettare. Quindi non dobbiamo immaginare niente perché sei qui. E c'è qualcosa in questo che spesso non consideriamo che è possibile funzionare, muoversi nella vita, senza che la mente sia sempre in azione, in prima, in seconda, in terza, muovendosi continuamente. È qualcosa di molto bello, molto profondo, quando permette alla tua attenzione di semplicemente riconoscere che c'è questo silenzio naturale dentro di noi non lasciare che la mente dica stai perdendo tempo no, è il miglior uso del tuo tempo è così bello che se semplicemente stai qui senza, senza cercare di arrivare al prossimo momento e il tempo svanirà Cosa significa? L'ossessione temporale del tempo legato alle attività, al senso del fare. Non so dove nella vita ci sia un altro momento che ci incoraggi a mettere un po' di attenzione in questo spazio dell'essere. In quasi tutti i posti dove andiamo, in ogni istituzione, la mente viene attivata nel senso del fare, nell'identità. Quindi per questo motivo vi chiedo, per un po', per un alcuni momenti, focalizza la tua attenzione senza forzarla, semplicemente sul senso dell'essere, senza giudicare. And even the sense that senza somebody. neanche il senso che ci sia un qualcuno che lo stia facendo. Semplicemente scopri cosa c'è qui, uncreated. che non è creato. Now let's see what, what will... Ora vediamo che domande possono arrivare. Ok, put... you, okay vieni tu. Yeah, yes, you, yeah. Sì, tu. Mm. Thank you. Namaste, Grazie. Namaste, Namaste Mugi. Mm. Io sono qui, uh, devo dire che il mio corpo è in una brutta condizione. Ti ho parlato a Rishikesh eh, perché c'è il cancro in questo corpo e questo mi ha portato a Rishikesh anche e questo mi ha fatto molto bene. I had a few in as well ho incontrato alcune persone a Rishikesh e in una mi hai messo la testa sulla testa dove è iniziato and questo cancro in e hai detto a una periodo, cosa in Satsang, very, me l'hai detta proprio large, a me, che è ancora uh, nel mio cuore. Io ti ho scelto molto tempo fa, hai detto. Rishikesh, Dopo Rishikesh... Questo cancro è ritornato ancora più forte. Ho avuto più operazio, altre operazioni, e radioterapia, e, radioterapia altre. e altri trattamenti. E anche se durante questi trattamenti il cancro. Nonostante questi trattamenti, il cancro continua a crescere, deve essere una cosa molto forte. Quindi. Eh, quindi io ho questo. E, ho oh, questa urgenza di really veramente well, usare questo tempo this, uh, bene perché lasts. non so ancora per quanto tempo now. questo corpo durerà, non lo so veramente. Eh, non è che non c'è tanta paura di quello che arriverà, anche se altre cose nel corpo stanno iniziando come l'asma, cose allo stomaco, effetti collaterali della radioterapia, eccetera. Non so cos'è, posso solo and, uh, tirare a indovinare. So Quindi, a volte a to, uh, ho really pensato che sarei dovuto andare lungo questa strada per and finire questo. Non so, But non ho parole this, per questo, ma per this, finire questo, di realizzare yes, questo, a volte ho il senso di questo, ma. Well, you know, um, Io spero che oggi sarà un giorno molto significativo whoever, whoever per chiunque ha urge ah, quella urgenza interiore di risvegliarsi. Perché non so se magari è una mia assunzione, ma io assumo che quelli che sono venuti qui, anche so che alcuni sono venuti solo per curiosità, ma la sensazione è che la maggior parte delle persone viene qui. E se viene detto a loro che c'è una possibilità di risvegliarsi di quello che sento di cui tu stai parlando, di risvegliarsi al nostro essere interiore, e se viene presentato a te in modo che questo sia possibile oggi, saresti aperto a questo. Sì, sì lo immaginavo ed è provato e testato e da Rishikesh è emerso in modo così potente perché per un po' condiviso satsang con molte persone da tutto il mondo che hanno un'urgenza e una, una, si sentono spinti a risvegliarsi la realtà di noi e perché è così difficile eh, avendo visto con totale chiarezza la naturalezza di quello che siamo la natura di quello che siamo non voglio neanche dire che sia facile è oltre l'essere facile semplicemente è ed è sempre stato così eppure è, è stato sentito in me molto difficile eh, comunicare le persone che sentono che questo sia difficile. Magari hanno avuto delle esperienze in passato, ma che non sono capaci di stare centrati senza sforzo in questo stato che non è uno Stato, perché è oltre lo sta, ogni Stato. E mi dava un po' di problemi perché attraverso l'indagine, le persone che pregavano o si arrendevano. E dicevo, ma ci deve essere un modo per cui questo diventi più semplice nella sua espressione. E non l'avevo ancora trovato. E per grazia, per grazia di Dio, è emersa questa, questa guida che si sta sviluppando ora per grazia. E vedo che centinaia di persone scoprono sempre di più grazie a questa guida. Per il momento, questo sarà l'ultimo satsang che sarà aperto al pubblico e sarà una. Ed è un tempo molto importante per presentare a voi questo. Molte persone già sono all'interno di questa visione. Alcune persone hanno solo sentito, alcune magari non hanno mai sentito. Ciò che è così bello a proposito di questa guida è che anche se tu fossi un ateo e non credi in Dio, tu potresti comunque scoprire qualcosa di molto profondo. È per questo che sono così felice. Certo, nessuno può garantire che in qualche modo la tua mente non si ribellerà o reagirà in modi mentre io parlo. Magari la mente comincerà a fare bla bla bla, 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 bla così che tu non possa sentire, perché queste cose sono normali, succedono. Ma se sei aperto e questa urgenza è in te, l'urgenza che ti porta qui, allora sento che oggi abbiamo una bellissima opportunità non dico di assaggiare perché l'assaggiare la, va e viene il sapore va e viene io voglio che proprio tu la vivi e fai esperienza di ciò che non va e non viene che non è mai venuto e quindi non se ne può andare ciò che è permanentemente qui nient'altro che tu percepisci attraverso i sensi la mente l'immaginazione è permanentemente qui, tutto il resto è una nuvola che va e viene. Che cosa osserva la nuvola che passa? Questo passa, relativamente alla nuvola che passa, ciò che le guarda, ciò che guarda le nuvole, anche, anche questo passa, ma c'è qualcosa che viene ancora prima che di per sé stesso non è intaccato dal tempo, dal cambiamento. Questa è la, è la scoperta più profonda nel regno umano. Una scoperta che benedirà automaticamente ogni aspetto della tua espressione. Che io possa sedermi qui di fronte a voi e dire questo con così tanta convinzione nel mio cuore. E eh, mi alzo in piedi con questa cosa. So I won't waste any more time just non perderò più alcun tempo here, rispondendo a so una domanda qui, una domanda to là. Magari vi chiederò di yes, sedervi ancora, Thank siediti so anche tu, e tutti insieme ascoltiamo questo. I don't think any io non penso che nessuna domanda Come che possiate, possiate fare sia più importante that, di quello che io voglio condividere ora. Persist, Dopo che abbiamo condiviso questo, se avete ancora questa domanda possiamo magari mm. dargli un'occhiata. Ma perché lo dico? Perché la risposta you, sarà un'esperienza per te, non solo una, una risposta verbale. Really ma se veramente riconosci ciò che io ti guido a riconoscere, questa sarà la chiave per tu, risolvere tutte le tue domande, le domande di quelli che sono la ricerca della verità. Se la domanda non è a proposito della ricerca della verità, non penso di poterti aiutare oggi, magari un altro giorno, ma nel breve tempo che abbiamo... Questo sarà il miglior modo di passarlo. Thank you, thank you. Va bene? Sì. Grazie. So I'll go now Quindi, on this that, adesso say, su questa premessa farò questa premessa. Diciamo, tu asked, sei venuto qui e hai chiesto, Muji, uh, io ho sentito che tu magari mi puoi aiutare. voglio io voglio risvegliarmi veramente a ciò che sono, perché sento che non sto vivendo una vita che sia veramente vera, autentica. Non scopro quella pace, gioia, felicità che sento, di cui tu parli. La mia vita vissuta come persona non funziona in realtà, funziona più o meno. Ma non è così profonda, così bella come dici. Io so, io lo so dentro di me che ci deve essere una vita che è più alta di questa, magari è nascosta, in questo momento per me, non lo so. Ma quando guardo Alcune delle persone che ti seguono, vedo che sprigionano una gioia, una pace. Non so se fanno finta o no, ma vorrei e sentire quella pace, quella, gioia, quella gioia nel mio cuore. E quella gioia voglio, voglio che, non che non se ne vada Is mai. Quella possible? pace voglio che rimanga sempre. È possibile? Mi puoi aiutare? In questa semplice domanda, spero che sia... Uno, sch uno schema complessivo di come ci sentiamo a proposito della possibilità per risvegliarsi. Quindi la mia risposta è: eh, Io sono in questo spazio, lo spazio del mio essere, nella stanza di me stesso. E tu hai bussato alla mia porta, e io ti dico: Ok, vieni. Ma prima di venire, per favore, lascia le tue scarpe fuori. Come hai fatto? Come sei entrato in questa sala. Lascia le tue and scarpe fuori. E un'altra cosa, un'ultima cosa. Un cosa. Lascia la tua mente fuori. Ma poi mi rispondi e dici, ma come faccio a lasciare this la mia mente fuori? Non sono capace. To to io sono venuto da te per and aiutarmi a fare questo. questo. E tu mi dici, lascia la tua mente fuori. Like e io ti dico, non Simples, ti preoccupare, non è così. Io intendo. Lasciare la mente fuori vuol dire non parliamo del passato per favore, non parliamo nel passato, non è necessario. Se vuoi la libertà non devi parlare del passato, la tua storia, quindi non parleremo di ricordi, non parleremo di quello che hai fatto prima, che una volta hai avuto un'esperienza illuminante, no, non ne parleremo, ne siete d'accordo? Sì. E poi anche non parliamo del futuro perché nessuno sa che cos'è il futuro, è una proiezione della nostra mente e non sarà mai nel modo in cui tu immagini che sia, quindi non perdiamo tempo a parlare del futuro. Facciamo che sia una scoperta. Riusciamo a farlo? Sì. Eh, sono felice che rispondiate così. Perché a un certo punto controllerò con voi e voi dovrete rispondermi ciò che arriva dal vostro cuore. Quindi non parliamo del passato, per favore né del futuro nel futuro per esempio mi piacerebbe vivere in questo posto vorrei avere una famiglia vorrei essere questo tipo di persona no, non ne parliamo perché se tieni queste idee ciò inibisce la tua scoperta la rende più debole quindi voglio che la tua mente sia completamente vuota da intenzioni e passato Ok. Anche il presente, il momento presente, qualsiasi pensiero di, di ciò che accade ora nel presente, non, non esserne coinvolto, perché non ne è bisogno. Rimani vuoto. È possibile? Sì. Solo per la durata di questo esercizio, di questo invito. Sarà solo alcuni minuti. Puoi sospendere il tuo coinvolgimento con la persona, il passato, chi ti deve dei soldi, a cosa vuoi fare nel futuro. Puoi lasciare questo per qualche minuto? Sì, va bene. Qualsiasi attaccamento, desiderio, sogno in cui la tua mente è coinvolta, puoi anche per favore lasciarlo per un po'. Sì. Così... Sei qui solo? Here, you? You past, sei ancora qui no? Future, Se lasci il passato, il futuro, moment, anche il presente? These, Se lasci or? questo, sei yeah, ancora here. qui o no? Yeah, sì. So, so. È questo quello che, che voglio, solo te, ora. Earlier, Come ho menzionato prima. Non c'è niente dopo. Ora sono arrivato vuoto e poi magari pensi, ah, e quindi ora cosa succede? No, non pensarci, semplicemente stai qui per alcuni momenti, lascia tutta la tua roba fuori e ti garantisco che alla fine di questa scoperta se vuoi puoi tornare indietro e riprenderti le tue cose. Tutta la roba sul passato, il futuro, i desideri, le opinioni, se le vuoi indietro, io ti garantisco che saranno ancora lì dove le, le lasciate, nessuno le ruberà. Quindi sei qui, solo qui, ora. Entra. Sei vuoto e sei solo qui, ora. Non c'è bisogno di nessuna immaginazione, di visualizzazioni. Non ti preoccupare, non puoi fallire. Non ti viene chiesto di fare una performance. Sei semplicemente qui. Non vai avanti e non vai indietro. Non pensi o non essere coinvolto col pensiero. Sei semplicemente qui. Non stai aspettando. Voglio semplicemente portare la tua attenzione semplicemente a questo, questo spazio dell'essere, questo ambiente dell'essere che tu sei ora. Sei vuoto del tempo, del passato, del cambiamento, i pensieri sul futuro. Non ti preoccupare, sei salvo. We are not going into any states of hypnosis or asking you to be. Non ti sto ipnotizzando, non ti sto chiedendo Simply pay attention just to. Fai attenzione to, to this this okay. presence. Questo. This environment. Questo this sense I call it the isness. do Don't want to give it any Names non voglio dargli neanche nessun Just nome religioso, è semplicemente questo campo di ciò che è, yes, yes. ne sei consapevole? Sì, ti so ho dovuto to chiedere di seguire la mia guida, so così puoi arrivare qui, puoi essere in questo posto. Mm. So now, Quindi ora. Questo che è qui, questo ambiente, questa sensazione, questo stato, questo campo dell'essere. È personale? No, non è personale. È una cosa, un oggetto? No. Ok. Non devi concentrarti, solo rilassarti, Natural, semplicemente qui, okay. nella naturale naturalezza. Ha alcuna forma, dimensione color. o colore? So no. Può essere fotografato? Catturato in qualche modo? No. Could, can it, can it, this space itself, this Questo spazio, you may call it or isness, in qualsiasi or modo tu lo possa chiamare, vibrazione, campo dell'essere, ciò che è, now? ora lo stai vivendo. Mm. Can it be sick? Può ammalarsi? No. Can it be Può deprimersi? No. Can it be for or or Può essere per o contro qualcuno? A favore o contro qualcuno? No. Can it be Può essere manipolato o controllato da qualcuno? No. For instance, can it per esempio, to any può appartenere person, a una persona o un gruppo di persone e non a un altro gruppo? No. Ha qualche desiderio? No. 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 Voglio che tu sia veramente presente no. qui, perché io non lo ripeterò. È arrivato da qualche parte? No, posso sentire something? la vostra risposta? It, È arrivato uh, da say, qualche parte? Fade or go Può svanire away? o andarsene? No. no. Where could it go to, anyway. Perché dov'è che potrebbe andare comunque? Uh. Is it that you are, È qualcosa che you are tu making making stai immaginando, creando no. dal nulla? No. Does it have age? Like ha un'età? Per esempio, quanti anni ha? Ha un'età? No. Può essere avere or magari una, un segno astrologico, una preferenza astrologica? No. Is it or È maschio o femmina? Not that, not that. No. Can it be Può venire attaccato? No. no. Was it born? È nato? What no. Da retro c'è qualcuno che risponde: È nato? No. Qui ce n'è uno un po' difficile. Può morire? Sure? No. Siete sicuri? Oh. Sì. Wow! Okay. ok, e che cosa a proposito di questo? How close is it to you? Like Quanto quanta is distanza c'è fra, cioè fra te e questa cosa? Quanti metri o chilometri c'è fra te e questo? No non c'è distanza. Ok, okay. Let me just try and okay. Recap what proviamo a riassumere le vostre risposte. It is not an object, you say. Non è un oggetto, dite. It has no color or shape. Non ha colore, It forma. Non può essere catturato, fotografato. No. It non può vivere o fare esperienza suffer? di malattie or, può soffrire o no? no o causare no, una no. sofferenza no non può deprimersi non può ammalarsi non può essere manipolato o posseduto da nessuna persona o gruppo It did not come from non è mai it arrivato da nessuna away. parte e non se ne può mai andare. It fade. Non sure? può it dissolversi, fade. svanire. Figurati, sì. Mm. It was not born. Non it è, è mai nato. nato. È vero? And you say it e voi dite die. che non può morire. Wow. wow. I ask you also, allora io vi chiedo: Ma. Quanto vicino è rispetto no a te? Distance, e tu dici che troppo. non c'è distanza, è ancora vero? Sì. E non ho sentito nessuno dire, ah, penso che sia così, o credo, magari. Le vostre risposte sembrano molto chiare, semplici. Come like se non c'è distanza da come se veramente non ci fosse distanza so da te. True, se queste cose sono vere, se le tue risposte a queste domande true, true, sono vere, then you can only be allora referring tu puoi solo riferirti al tuo stesso essere. Lo dico you ancora, tu puoi solo riferirti al tuo stesso essere formless senza forma without suffering senza sofferenza cannot be sick non può ammalarsi cannot be depressed non può deprimersi cannot be manipulated non può essere manipolato unborn mai nato imperishable non può morire. No distance Non c'è distanza. Is it true? È vero. Sì. Then who is this other Quindi chi è questa persona? Who has all these che ha tutti questi problemi? And... E, ah, ah, potrei scrivere una lista di quello che non va bene ieri, la settimana scorsa e ho 36 anni sono un matematico e quest'altro dice no, sono un avvocato io sono un ladro chi è questo qui? Eh, c'è una, una cosa che sia coerente in questo senso di persona non è che è sempre qualcosa Outgrowing che cambia, kind of identity, cambia, identity, like cambia di personalità in personalità e continua a cambiare il proprio autoritratto, e allo stesso tempo si sente completamente naturale anche. Come ci relazioniamo? In, what way In che modo is this is that we ciò all che è e tutti sembriamo avere una comune esperienza di ciò che è? Ma tu dici non è separato da te? Come si relaziona alla vita della persona? It has been Perché vi è stato chiesto, ok, you know, it's, it's it's okay this, è fantastico this, vedere questo. You, you e io ti ho up? chiesto, no, no, l'hai no, immaginato no, dal nulla? No, no, non l'ho immaginato. E quindi come posso integrarlo, to, integrarlo bilanciarlo, bilanciare ciò che è no, con the, ciò che era person, o con la mia persona? Say. Non preoccuparti. Continua a provare ad essere con questa sensazione, ciò che è, questo senso. È, una, è, è un sentimento, una sensazione, ciò che è? No. È, è, possiamo dire che sia intimo, che significa è vicino a te quando dici che invece non c'è distanza. Oh God, you Mio Dio, Realizzi quello scoprendo. che stai scoprendo. Is it still true? È ancora vero? Sì. A un tutto quello che uno deve fare è rimanere a marinare la propria attenzione nel posto di ciò che è. Rimani con, con esso, non cercare di capire con la testa per quello che poi i problemi vengono creati. Senti cosa vuol dire semplicemente essere? Che cosa significa? Che cosa fa ciò che è? So that, okay, Significa che do anything, so ciò, ciò che è, è non fa niente? niente? E allora quindi io non devo fare niente? No, non è proprio così. Non cercare di crearlo. La che fa che questo movimento naturale continui e la vita si dispieghi, si sviluppi naturalmente. Ma fai attenzione a ciò che è e vedi cosa succede. Che cosa succederà? Succederà che, più rimani a riposare l'attenzione in ciò che è, senza chiedere alla mente di interpretarlo, più vedrai che la tua vita diventerà più dolce, più pacifica, ci sarà meno preoccupazione, meno paure. Paure, per esempio, sulla morte, paura di lasciare, tutte queste cose, eh, paura di vivere, tutte queste cose troveranno la loro posizione naturale, come un frutto che continua a maturare, diventare sempre più dolce, ma non diventa mai troppo dolce. Puoi immaginare una vita dove ogni momento è il tuo, migliore, il tuo momento migliore? Io sto parlando al tuo posto, fino a che tu lo possa confermare per te stesso. Cosa significa ciò che è? Che cos'è? Is it a È una scoperta deludente. No. Have you a of some Sei inaspettatamente diventando un membro di una organizzazione? No. So this is Quindi, questo ciò che è still è invitare isness, quello che tu chiami te stesso, che ancora sente che ci sono io e so ciò che è, anche se dico che sono inseparabili. Queste incoerenze apparenti, qualcosa se ne prenderà cura. Mentre ciò che è continuerà a pervadere il senso della persona. La persona è uno stato frammentario della coscienza, frammentato: è uno stato della coscienza, ma è limitato perché la coscienza si identifica col corpo che è lo strumento che ha dei bisogni per godersi la vita, per, per assaporare l'esperienza e ha bisogno del corpo. E l'identificazione sorge quando sente di essere il corpo. E una volta che questo viene creduto, altri condizionamenti arrivano, sono un uomo, una donna e tutte queste cose. Il condizionamento ambientale, questa programmazione entra in gioco e diventa tutto molto complesso. La persona è molto complessa, un'espressione della coscienza complessa, raramente stabile, eppure la sua radice è pura coscienza. La sua radice è ciò che è, inseparabile, ciò che è. Ma una volta che si è formata nella coscienza l'idea della persona, essa sembra dimenticare il suo stato originario. Ora ne sei consapevole. Right. Ha alcun valore. Now, Ora so la mente arriverà e dirà, ti aiuterò io, ascolta qui. Leave it Lascialo per me, sistemerò tutto. The is, Ma il consiglio è: continua a rimanere a marinare nello stato di ciò che è. Feel how it is. Senti com'è. Rimani ciò che è. The have any in ha dei problemi di per se stesso? You're State perdendo la voce? No. Ha delle preoccupazioni? No. Ma quando l'attenzione torna al senso della persona, la persona magari ha diversi problemi, preoccupazioni. Sembra di avere molte cose che non funzionano, che, che si ricorda e eh, che deve sistemare. Stare in ciò che è è ingannare tutto questo. È una cosa molto irresponsabile? Perché da qualche parte, dalla mente psicologica, qualcosa ti dirà, ah, stai scappando dalle tue responsabilità. Che cos'è? Perché significa essere preoccupati, essere ansiosi, costantemente identificarti con qualcuno che non è degno o che è troppo degno per qualcosa, in qualsiasi modo l'ego possa manifestarsi. Quindi c'è qualcosa che si abituerà al senso della, della, di ciò che è. Non dobbiamo dire, ok, non devo fare niente, lascia che tutto sia naturale, lascialo ciò che è. Be your okay? che ciò che è sia il tuo affare e fai attenzione, ma non in maniera cieca, in, in, in qualche modo potenzierà la vita che noi viviamo e avrà un impatto. Rimanere ciò che è, rimanere solo questo, Have you felt at more peaceful and content? Vi siete sentiti and più in opening, pace, appagati, aperti? Yes, yes. Sì. When will it stop? Quando si fermerà? Mai. Do you hear what you Capisci quello che dico? When will it stop? Quando finirà? Mai, mai. Isn't that non è incredibile? Vedremo cosa succede col tempo. Is pop up say, yeah, Perché ci sarà qualcuno no. che dice: eh, yeah. Sì. Ma... Right in ok, and finché ero a really Montessagia funzionava e sentivo questo ciò che è. But però, se n'è andato, non lo trovo più. E chi è che dirà queste parole? Chi è che adesso dice, no, non può andare It via, non se ne It può, oh non può soffrire, non può scomparire. Però poi direi, ma chi Where's sta soffrendo adesso? Dov'è ciò che è? Non lo so, se n'è andato. Davvero sta la persona, a questo personaggio, di ricordarsi ciò che è? Perché il giorno che lo quello, quello dimenticherai, ritorni a essere in ciò che era. Well, questo gioco magari continuerà ad andare avanti ancora per un po', però gradualmente, Aware, not as a concept, perché adesso sei consapevole, e non come un concetto, aware. ma perché hai fatto esperienza del sé. Okay. You Ora you non puoi seen. far finta di non aver visto quello che hai visto Profoundly. in maniera così profonda. So e quindi non è, è che l'individuo si ricorda dell'universale anche se potrebbe sembrare così, ma c'è qualcosa che si è risvegliato. Diciamo che è un ricordo naturale. Direi addirittura che ciò che è non può essere né dimenticato né ricordato, però tu poi dici ma io l'ho ricordato, o io l'ho dimenticato, ma questo io chi è? È qualcosa separato da ciò che è? Deve essere qualcosa che sorge all'interno di ciò che, è. ciò che è. Ha dei It confini is. oltre i quali non esiste? On, Voi yeah? potete rispondere: no, no. no nessun limite, nessun confine. Non c'è un punto in cui I finisce know, ciò che è e dici, oltre a quel punto, boh, can non lo so, c'è qualcos'altro. Siete in grado di rispondere so, a queste domande? Sì. Quindi, se qualcuno perde ciò che è, dov'è? Dove si trova questo qualcuno che l'ha persa? È al di fuori di ciò che è? No, non può esserlo. Quindi è all'interno di ciò che è. E quindi è osservabile questo senso della persona che dice oh, ho perso ciò che è. Quindi questa sensazione di perdita. E colui che dice ho perso, sono tutte nuvole che passano. Può essere così? Nuvole che possono essere osservate da un'intelligenza più profonda, da un vedere più profondo, in cui questo personaggio, queste caratteristiche, sono percepite, magari come un pensiero. Potete accettarlo? Perché noi... Che siamo dei fatti, che noi stessi siamo una realtà, come persona, come personalità. Tu dici, questo è chi sono, la persona che sono. Dice, il leopardo non può cambiare le sue macchie. Abbiamo queste idee molto, molto solide di ciò che siamo. Però queste idee continuano a cambiare nel movimento della vita. La vita ci porta a cambiare, così come le esperienze ci fanno cambiare il nostro punto di vista. C'è qualcosa che continua a cambiare, ma questi cambiamenti sono osservabili. Quindi, se questi cambiamenti sono osservabili, è possibile osservare anche colui che cambia? E chi o cosa può osservarlo? Prendetevi il vostro tempo. That feels like a fact even se says, la persona yes, che pensa di difference. essere reale, no? che dice io posso vedere ciò che è, I can see the la vedo, lo vedo ciò I che can è. E eh, tu, see questa business? persona, da dov'è che guarda ciò che è? Isn't it an non è un'identità illusoria itself? che in realtà sorge ed emerge in ciò che è? I don't know if you catch up with your non so se. Yet. Siete in grado di seguire tutto ciò? The però gradualmente, quando continuate a mantenere l'attenzione su questa sensazione di ciò che è e ti, vi domandate: no. è una cosa? No. As the is is è come se. Itself, ciò che è, fosse in grado di percepirsi attraverso l'idea della persona, che anch'essa è un'espressione di ciò che è. In India si dice, si parla di Jiva, e Jiva è anche Shiva. Jiva è il sé individuale però è anche Shiva che è il sé universale però rimangono parole spesso perché nessuno ha fatto luce su queste parole queste parole non sono diventate spirito rimangono solo a livello intellettuale ma una volta fatta esperienza ciò che è non è una credenza, un qualcosa in cui crediamo. Guardate che vi ho registrato. No, quello oh. là, toccalo, toccalo, sveglialo, non voglio che si perda neanche una parola. E tu! Perché questo è anche perché uh, questa modalità è un altro trucco della mente psicologica e cerca di Force portare via la tua attenzione, di svia la tua attenzione. Certe volte stai Vastly. meditando <laughs> e ti addormenti. Know, yeah? Tutti quanti That's sappiamo di che cosa stiamo parlando. Qualsiasi preoccupazione, qualsiasi attività degli esseri umani isness, si esprime nella vastità di ciò che è, perché nulla può esistere al di fuori di ciò che è. Esiste un dentro e fuori ciò che è? No. Bene, molto bene. No e di nuovo, nessuna separazione, vero? Qualcuno ha detto ma non so. Non so se c'è una separazione, dicono. Non so se c'è una separazione. Can it. Posso percepire? Dice, io I posso don't percepirla this e this quindi non point. so. E questo è un I punto interessante. Ok, posso percepirlo, ma tu lo percepisci no. come qualcosa al di fuori? No. no. Like sì, yes. so so ri ripetilo. Tu sei una di quelle feeling? persone che hai detto va oltre le sensazioni? Oh, okay. No, non hai risposto no a, a quella domanda. Ora rispondi a quella domanda. Io vedo it's, che, it's, che è dentro yeah. e fuori allo stesso yeah, tempo. Which, which, which Però inside, posso percepirlo. Yeah. Ciò che è dentro e fuori e senza limiti, and, uh, tu che lo puoi percepire, yeah. and, uh, tu sei limitato. I'm you, no? yes, te lo course. sto chiedendo. Yeah. So yeah. Questo è dove yeah. mi perdo yeah. così and, tra due and, cose. And, è come fossi sul confine e perché hai questa sensazione lo dico perché tu ancora hai, hai una traccia della tua that. personalità persona nella tua that. risposta And lo so sento now. che non riesco a uscire da questo qua e sento frustrazione ma chi è che sta parlando adesso Both. entrambi Both. voglio dire entrambi ci I sono due voci e sono una Who sopra l'altra e chi è che vede tutto questo queste voci to to per questo ti dico course, rimani to, tranquilla e non ti preoccupare c'è qualcosa che si infinite? sente disagio How perché ho appena detto uh, oh cioè, uh, questo è uh, un'infinita uh, ma come okay. faccio a sapere che questa cosa è infinita? Are, però io ti now. chiedo: colui che sta parlando adesso chi è? I'm, I'm, I'm mm? Io sono l'universo, io sono tutto ciò, non posso negarlo. Però, però, anzi, non voglio neanche dire però. Non voglio dire non voglio dire però io non voglio forzarti prematuri. in nessuna posizione e this, spingerti a parlare prematuramente. Yes. Se non lo senti ancora, Have va bene. Se hai scoperto abbastanza su ciò it. che è per voler essere in ciò che è. Ma certo, dice, ma per questo sento frustrazione. Ma tu puoi perderla? Vorrei, vorresti perderla? No, non voglio no. perdere no, ciò che è, business, voglio perdere la persona. Person io yeah. oh, oh, pensavo your la persona like person. io voglio yeah, perdere la persona yeah. Yeah. So right now. Now once sì you perché the is una volta che hai scoperto ciò che è la modalità della coscienza della persona oppone resistenza a questa scoperta di ciò che è però tu l'hai scoperta adesso e la persona si sente piccola piccola Uh, e quindi saying, moment, saying, yeah, tu dici now, adesso io voglio perderla, perderla, basta but con questa persona. questa persona, voglio perdere questa persona. Ma, ma pensi <laughs> che sia ciò che dice così, voglio perdere la persona? Quante persone ci sono lì dentro? È un riflesso naturale yes, you know, eh, a ritornare a questa reazione no, che dice io Yo lo vedo e io ti dico ma chi è questo, colui che vede? E tu adesso devi dire chi sei, stabilire qual è la tua sostanza, chi è che sta parlando and adesso e se non sei in grado di dirlo puoi rimanere lì e cercare di capire. Oppure rimanere in ciò che è. Perché mentre rimani in ciò che è, c'è una maturazione che ha luogo nella tua espressione dinamica, che chiamiamo persona. Ci sarà una maturazione della persona. E questa maturazione non succede, non è più per l'ego. È ciò che è che si Not esprime say, nella sua individualità, e non in. è nella, la stessa cosa dell'arroganza che viene dall'ego. Perché ciò che è non no. può What essere deluso, non no, si, si okay. può un po' provare disgusto, so o dire, oh, cosa ho so mai fatto? Quindi tutto, le illusioni, le delusioni, sono tutte cose create. Non perdetevi, in for now. rimanete nel campo isness. di ciò che è. Genuine, so problems, e se c'è un problema have, che possiamo, possiamo chiamare veramente genuino, autentico, come problem? persona, ovviamente, perché yeah. ciò che è non è problema. Per questo vi chiedo... Vi ho aiutato a scoprire la più grande scusa perché yeah, potete I'm dire: Io non ho mai fatto niente, sono ciò che è, o cose così. Oppure potete know, dire: Io non ho nessuna responsabilità perché ciò che è non ha nessuna responsabilità. Noi non direte queste cose, provate a dire queste cose e vedrete cosa succede. Rimanete con ciò And che è it e lasciate che si svegli you, dentro di voi, in voi, come voi stessi kind of perché per adesso questo voi like ha ancora della persona. Now. È come un pesce volante: siete, siete so nell'acqua so e siete nel cielo. Ossia, avete ancora, ancora questo virus della persona this, dentro di voi, ma allo stesso tempo. Sapete che siete anche questo campo infinito, senza limiti. E per il momento sembra che non possano coesistere. Qualcuno vi ha detto è tutt'uno, ma come può tutto ciò essere tutt'uno? Non sforzatevi di capire tutto ciò. Quello che dovete fare è semplicemente rimanere in questo stato di gioia in ciò che è e continuare e a godervelo e gradualmente vedrete come si esprime nella vita di tutti Is i giorni good? va bene così? sì so quindi oh, adesso okay. torniamo ai problemi domestici? cosa ne dite? You look like you need to say so you ok mi sembra che tu voglia much dire much qualcosa vieni, vieni dimmi. e dimmi che cosa hai da dire? Oggi mm -hmm. sono, qui, yes. per I, here sono qui per questo, sono stata qui per questo, tremando così tanto. Like, like I, I, non so come spiegarlo. Di tanti modi, come onde. La vita è in me. E certo, non è la prima volta. Uh, Ma il mio corpo, I I need mm -hmm. ah, io sento di aver bisogno della tua guida, perché ovviamente il mio corpo trema. Mm -hmm. Is the a no. Eh, no. Il fatto no. che tremi è un problema? No, I mean, socially, it might feel like a problem. magari socialmente è un problema. <laughs> Because, you know, it like that. Perché sai, a volte know. accade così, noi non just, sappiamo. You know, butter, you know? Non siamo Because solo uh, pane e burro. Uh, C'è so la coscienza che si manifesta in modi I mean, così each, diversi. E like ogni forma like that, like like so si manifesta in modi differenti, così joy, o cos'altro, per la sua stessa gioia e diversità. So, è bellissimo. Quindi variamo nella nostra espressione, ma siamo un'unica cosa nell'essenza. Perché ti chiedo di lasciare il passato, tutte queste cose da sole? Così può essere vuota. Così può essere, può essere ancora facile da riconoscere per te, oltre la persona. Quindi lascia la persona fuori. E ti ho detto: you back, se rivuoi indietro la persona, sarà nello stesso posto in cui era lasciata, e la puoi prendere dopo And se lo vuoi. E in ognuno di noi si manifesta, noi non lo, lo sappiamo. And laughing, 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 Magari alcune persone arrivano a una no certa joke, visione laughing, laughing, e si mettono a ridere, a ridere, crying, non c'è neanche una barzelletta. Shaking, Magari un altro piange, piange, un altro speaches. continua a tremare, e un altro non parla, another another rimane così. Fain, oh, pff, you know, un altro sviene, another, like this, non sappiamo. It happen, it part, they, non è una cosa the, permanente. La risposta alla visione non è permanente, siamo abituati a, a questo, alcuni tremano, il corpo si, muo si muove, magari alcuna energia vecchia che è intrappolata se ne va, alcune cose che erano nascoste dentro non si possono nascondere più, è come nascondersi dietro una lastra di vetro e non puoi, non puoi nasconderti perché la luce di ciò che è Riempie tutto, è bellissimo. È un parto, è eh. vomitando tutto, un sacco di cose, non devi cercare di capirlo. Lawyer, non hai bisogno just di un avvocato, da solo esce fuori e va tutto bene. Magari per a un room po' really sei nella tua stanza, just, we'll, we'll, se we'll, we'll, sei we'll, fortunato ad we'll, avere we'll, una yeah. stanza, e magari sei lì così, po 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 ma qualcosa dentro lo sa fine. che va That tutto bene. Really like this, <laughs> semplicemente non voglio che nessuno mi fine. veda, ma dentro va tutto bene. Mi ricordo we in, uh, una volta in eravamo in Ucraina. Like a, a e stavamo avendo salsanghi in un grande teatro. We together, e mentre stavamo parlando le persone facevano oh, così. <sussurra> uno urlava, uno tremava, <surra> <surra> uno rideva. We asking, okay, bring them, bring them, e allora so dicevo portatele a me, portatele a me. <surra> queste persone arrivarono sul palco. Like tutti così in questi stati. Asking, you know, e uno ad uno mi chiedevo cosa succede. E questo qui? Freedom. Libertà, libertà. E un altro tremava. Cosa ti happy, succede? Happy, happy, happy. Felicità, felicità. Quindi magari da fuori non sembra così, gli altri dicono, oh mio Dio. Like Anch'io like 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 voglio essere libero, ma non I voglio essere così. Non voglio che mi vedano così. Che magari mi riprendano. No, no. È così, non, non vi preoccupate. Non è niente di, di pericoloso. Se c'è qualcosa di pericoloso è l'ego. La tua libertà non è pericolosa. Magari è pericolosa per l'ego, le, per anche pericolosa, non lo voglio dire. L'idea egoica e l'identità svaniranno naturalmente nella sua influenza. Mentre scopri la tua vera natura sempre di più, sempre di più. Senza sudare o fare lavoro duro o andare a vivere in una grotta con le tigri, non devi fare nessuna particolare ginnastica spirituale, semplicemente sederti, ascoltare, seguendo questa guida dentro di te. E sentendo la risonanza di ciò che viene indicato e confermando dentro di te, sì, è così per me. It's not a test. Non è un test, But a test is good, una prova, to, ma una prova really look, va bene perché veramente look. ti fa guardare e dire, oh, ciò che milioni di persone stanno cercando. Tu lo stai scoprendo oggi. Allora puoi iniziare a capire la mia gioia. semplicemente seguendo, hai immaginato questo? L'hai no. creato? No. Ti ho tirato una polvere magica in faccia? Ti ho ipnotizzato? So no. Place of seeing, Quindi dal tuo, dal tuo posto, dalla tua, tua stessa visione lo stai confermando. Ciò che è può crescere? No. Mm? Lui dice: si sta già espandendo. Ciò che si sta espandendo è il senso, e lo continuerai a sentire: l'espansione della coscienza, l'espansione di qualcosa che prima era contratto. Come può espandersi, estendersi l'infinito? In c'è qualcosa che si sta estendendo, ciò che ti contrae come persona ora si sta espandendo ancora come infinito. Non siete, non sembrate molto felici su questo. Che dire? Thank you, Muji. Mm. Grazie, Muji. Oh, per tutta questa grazia che ci dai. Grazie. Magari possiamo passare or attraverso things, un profondo processo. For a while you may feel some Magari per un po' uh, senti delle fight. risposte catartiche some forti, va tutto bene. Ci sono le pulizie di primavera dentro di te, la polvere viene spazzata via e tutto si sta sistemando interiormente, ed è bello. I would like to thank you with all my heart vorrei ringraziarti con tutto il mio cuore I'm so sono così grata so time with you. il tempo con te trascorso è veramente propizio you us your tu ci hai dato la nostra us. intera Who esistenza e ci hai salvato dall'inferno sai yes. you know. All this I can tell you tutto questo. Vi posso dire che tutto questo viene dall'amore di Dio. Tutto questo, questo viene da Lui. Tutto questo è una dimostrazione dell'amore che And ha creato questo senso della vita e ha donato il potere to di to essere in grado di, di fare introspezione e ricercare. Life tutto questo è una grande messa in scena della vita. E ora lo abbiamo riconosciuto. Ci siamo risvegliati da questo sogno. Altrimenti avremmo potuto continuare a sognare, sognare sempre nuovi problemi, sempre nuovi episodi. Però qualcosa è stato tagliato tagliato da ciò che è. Per questo vi chiedevo, ve lo state immaginando, che vi chiedevo, lunedì sarà diverso da oggi per quanto riguarda ciò che è? Really, mm, direte, ieri ciò che era, ciò che è, era al 100%, 65%. però oggi mm, è al 65%. Muji, have 35 missing, Muji? Uh, mi manca il 35%, it... see, non so dove è andata a finire. La mente crea the the tutte queste cose, l'ho già fatto molte volte in passato. E il pensiero, l'idea più potente che ha creato è questa separazione you da ciò che sei. Però ora you imagine you imagine you are Scoprite, avete scoperto quello di cui pensavate di essere separati, che pensavate di aver perso. Qualcosa si sta risvegliando. E oggi, come ho detto, iniziamo dalla fine. Forse molti di voi sono qua per la prima volta e noi abbiamo iniziato dalla fine. Normalmente facciamo, dobbiamo passare al setaccio così tante cose and and e poi fun, mischiare that, e poi alla fine diventiamo una pappetta, però invece l'invito oggi è stato presentato così, so in modo che potete sperimentare e fare esperienza di ciò che è naturale. Qualcosa che non è stato creato, qualcosa per il quale non potete fare nulla, non ha bisogno del vostro aiuto. The theater, e tutto il resto è il teatro della coscienza, sort of dove ognuno di noi ha il suo piccolo ruolo, identità. Tutto è risolto nella coscienza. Ma tutto it si risolve in ciò che è. Se ci sono delle difficoltà, se ci sono delle rigidità presenti, presenti ego. A, alle quali l'ego è ancora attaccato, it so much, o se c'è an ancora un'infestazione di illusioni che vi impedisce di ascoltare. And when the is and is ma alla fine dell'esercizio, oh, dove oh, non tutti si sentono wow. ah, grati, e dicono grazie, like dice ma tutto quello che c'era prima, ma cosa non era niente. Alcune volte è così che succede, altre volte c'è qualcosa che dice agree, non ci credo a queste, don't queste cose, agree, oppure non sono d'accordo, non sono d'accordo con questo ciò who? che è. Ma speaking questo qua che dice, non sono d'accordo? Chi è? Da dove parla? Me, from here. E dice, sono io, parlo da qui. That's fine ok. We're not here to win non siamo qua per convertirvi. You say you're you Se tu dici hai sete, io vi posso, ti posso solo guidare al fiume, Easy. però tu devi bere. Non è meraviglioso vedere un essere umano che riconosce il proprio, la propria essenza senza tempo? Perché finora tutto era legato al tempo, è limitato. Tutto quello che vedi al di là dei tuoi occhi appartiene al tempo. Tutto quello che percepisci attraverso i cinque sensi e attraverso l'immaginazione della mente appartiene al tempo. Il tempo si mangia tutto. E anche quello che è dietro agli occhi, nel ramo dei pensieri, delle sensazioni, dei ricordi, appartiene al tempo. E you know, anche tu, yeah, you know, tu che pensi, io like, posso fare tutto eat. quello che time voglio, e io non think. credo in questo e in quello. Anche tutto ciò appartiene al tempo. C'è solo una cosa che non appartiene and al is tempo. Is e questa cosa è la so. consapevolezza. Il tempo non He si può mangiare la consapevolezza. Time. La consapevolezza si mangia il tempo. E lo trasforma in senza tempo. Perché? Chetà ha? ha ciò che è. Did say, no Qualcuno ha detto non c'è distanza. E chi ha detto non c'è distanza? Chetà ha? Person is time. La persona è legata al tempo. But the heart of the is the Ma l'intà al centro della persona risiede colui person che è senza tempo. E la persona è lo strumento attraverso il quale la coscienza ricerca, gioca questo nascondino. E quando l'apparente persona che è legata al tempo, scopre ciò che è senza tempo, cosa succede a questa persona? It It non esiste, non esiste, non è nulla, è non è nulla. Tu devi passare tutto nothing. questo per vedere che non è niente. Però, quando there, questa yeah. persona si crede di essere Who qualcuno e tu dici nothing, eh? che è nessuno, <laughs> ma lui you si offende. But only you now, you can say Però, nothing, tu puoi there, dire non there. è niente. There. Non è niente là, non è niente qua. You have right. Tu avrai il diritto like di vederlo e di poter dire e affermare: non è niente. Some words come my heart. Dentro il mio cuore sento words. delle parole. Well, words, words come, yeah. And I wrote I Le ho scritte, yes, yes, yes. vorrei leggertele. Yeah, see, what is it now? It's very hot Fammi vedere, sit. è molto caldo qua, vero? Fa caldo. Okay. You, you can sit a bit Puoi here. sederti qua? Uh, I am not or non sono spazio, or né mobilità, joy, né vuoto. Non sono And gioia, not, armonia not, o pace, non sono amore, not, uh, non sono. Not, cosa c'è scritto what? qua? Non sono. non sono bliss. beatitudine o oh, grazia, io sono semplicemente qua, yeah. che no osservo e vedo la mia bellezza, senza alcun desiderio anything, di creare o manifestare. Non so niente delle apparenze, dei fenomeni. Non cerco di essere o non essere. Non ho nessuna intenzione di creare, fornire, nascondere. Nessuna aspirazione o speranza. Nessun futuro. Anche nessuna vita. Non chiedo niente, ma non mi manca niente. Io non do e non ricevo. Io non sono nulla. E quindi sono oltre il tempo, la nascita, la vita e la morte. Tutte queste sono cose che appaiono dentro di me. Ma niente mi appartiene e niente a quello che sono. Io sono tutto e tutto a me. E lei dice, è vero? Ed è vero dal punto di vista della persona? No. Perché se la persona so, che dice queste cose ci sono un sacco di problemi. All, yeah, you know, I mean, you know. Perché dice, oh, io sono yes. tutto. So, you know, you heard Quindi, the saying, avete sentito dire, c'è solo uno di noi. E queste parole vengono da questo qua. Only come from this one, Queste parole from possono solo oneness. venire da questa unità. Quando i saggi dicono qualcosa, non sono insegnamenti, a erano a delle a parole a spontanee a che a emanavano dalla loro gioia e dalla loro beatitudine. E sono diventati cibi per il mondo intero. Perché, in the that is themself, could see Perché tutti possono riconoscersi in questo specchio. Questo, questo è quando un essere è autentico: puoi riconoscerti nella sua presenza. Perché non vedi un altro. Certe volte. Guardi un saggio That's e ti sembra che non ci sia nessuno, perché quello è un riflesso di quello che tu sei. Fa no. male? No. Questa è la ragione per cui per questo le persone dicono cammino ma non cammino, vado ma non vado. Rido ma non rido. E dice, ma cosa stanno dicendo? Sono impazziti? Però da dentro, dall'esperienza, puoi dire sì, è vero. Qualcosa sta parlando, ma qualcosa non sta dicendo niente. Qualcuno sta facendo, però allo stesso tempo non sta facendo. Seems like Sembra But un paradosso, ma totally dentro harmonious. è totalmente in armonia. Doing yet not doing, fare ma non fare, andare ma non andare. Very good. Molto bene. Like to something, no. to Vorrei confermare qualcosa okay. per vedere se è vero. It's like a recognition here that <coughs> qui c'è come un riconoscimento. Only... Yeah. Thank you. Grazie. <coughs> Thank you. Grazie. source. C'è solo un'unica fonte, un'origine. This source is only options. Only? only... Mm -hmm. Like, I don't know how to say it. Non so come esprimerlo. che questa fonte, questa origine è l'unica possibilità, l'unica opzione tutte le possibilità che ci sono nel passato nel presente, already. nel futuro yeah. in tutti i reami del tempo e tutto tutte queste possibilità emergono da qui e diventano vita like or or qualsiasi cosa planets. oggetti corpi pianeti and there is not animate and freeze like the animate and vivi e eh. well, tutto è animato. Life, tu dici, ci sono che le cose prendono vita, però prima di prendere, prendere vita, dove erano, devono arrivare da, dalla vita, Either non possono non sorgere dalla morte o dalla non, non esistenza. Like se tutto sorge form, ed emerge da ciò che è form, e prende like waves, forma e poi come delle onde ha una forma and and ma poi ritorna lost. nel senza nothing, forma. Nothing niente muore, All tutto and, and, torna. Però yeah. c'è solo subside, una cosa the 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 other 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 things. Things. che non appare e yeah. scompare che è questo luogo da cui si vede e io so, sento, non so come descriverlo, è la vera natura di ciò che è questa capacità di percezione, And la capacità is you della percezione, perceive, what is it that you is it percepisce qualcosa e questa cosa percepita è altro. Qui, se tu puoi say, dire se percepisci qualcosa, allora un altro, e Papa ci dice: Se la mano say, you, porta del cibo alla bocca, one, la bocca cosa deve dire? Grazie la mano? And no, so, perché è tutt'uno. E quindi gradualmente other, quello che inizialmente closing, eh, percepisce io e altri. Col But tempo questa, oh, questo divario si chiude e quindi comprendiamo che non ci sono due. È l'uno che appare come due, perché senza il due non ci sono esperienze. Io sento che l'origine e il luogo da cui c'è l'osservazione sono la stessa cosa. Can be yeah. Yeah. Yes. e in questo modo appunto possiamo Do fare esperienza yes. del, del resto altrimenti non esisterebbe nulla possiamo that, semplicemente dire così book, immaginiamo che uno scrittore scriva un libro con tanti tanti names, personaggi con rules. diversi nomi okay. e diversi ruoli che Puoi immaginarti che says, un personaggio a un certo punto I dice, ehi hey, ragazzi, secret. facciamo una riunione segreta, author, okay? però l'autore, lo scrittore non deve saperlo. Venite, okay? venite tutti qua. Questa è un'idea mia, eh? tutta mia. L'autore, lo scrittore non deve saperne niente. Okay. So e quindi vorrei idea condividere idea con voi questa idea, okay. idea originale. Facciamo così, andiamo in un altro libro. Possono le persone avere questa autonomia? Tutto quello che sorge in ciò che è? Viene espresso all'interno di ciò che è, viene prodotto da ciò che è, mm, ciò che è, Maybe per ciò che è. E questo è il modo più semplice yeah, in cui riesco a esprimerlo. C'è uno dei personaggi che non ci crede che ci sia uno scrittore, che, che dice mm, è solo un'idea che ho nella mia testa che esista uno scrittore. Ogni personaggio nella sua diversa espressione, con le diverse opinioni. Diverse opinioni. Tutti questi personaggi sono opera dell'autore. Anche colui che dice io non ci credo anything. che esista uno scrittore. Che dice io sono figlio dei miei genitori. Qualsiasi cosa appaia nel libro della vita è stato scritto dall'autore. Ma questo It's non è un living. libro come gli altri, è un libro vivente. E ogni personaggio DNA di questo libro ha lo stesso DNA dell'autore dell e può ritrovarsi in armonia con questo in armonia con questo campo. Perché l'essere supremo non è una cosa, non è un oggetto. È il soggetto che permea tutti gli oggetti che sembrano essere separati. E la mente non è in grado di capirlo semplicemente a livello intellettuale. Se tu lo senti, se hai bisogno di fare esperienza di ciò, Arriveranno. Non hai bisogno di cercarle. Ci sono cose più importanti di queste da scoprire. Scopri ciò che è, rimani in ciò che è, come un tutt'uno. E in qualche modo ponderai la tua separazione immaginaria in questa unità. In alcuni strumenti, in alcuni esseri umani. Ci sarà il seme dell'arroganza, in un altro il seme dell'umiltà, in un altro quello della curiosità, in un altro quello dei miracoli e in un altro il seme del silenzio. E ognuno di questi semi sarà lì per un certo periodo di tempo. Così può apparire. Ci sono tutti, tutti i paradigmi. Vengono tutti da ciò che è. Names, Sono è tutt un tutt'uno, con nomi diversi. L'intelligenza pura è in grado di percepire tutto ciò. L'esperienza pura è in grado di verificarlo. No one can the Nessuno può insultare ciò che è. Can the be oh, one of my Ciò che è, si può deprimere e dire, oh, ma While come una delle mie creazioni mi ha insultato. Perché mi parlano così? Pian piano ci volviamo riassorbiti nel nostro sé autentico. Questa è un'esperienza che abbiamo. Ritorniamo nel sé originale. Per ora abbiamo ancora il virus della persona attivo, però dopo questo profondo riconoscimento l'illusione non può più persistere. Non dovrete assumere un altro corpo se rimanete saldi nella vostra scoperta. That, uh, yes, I'm not Magari so vi, vi potrebbe sembrare che day, avete una day, scelta, questo non è il perfect. mio modo, la mia strada è diversa fine, e tutto actually. questo va bene. L'essere supremo non ti sta aspettando. You, you no, non è che dici oh ti ho chiamato, adesso so non vieni. Like è così. Grazie, grazie a te. E ciò che è meraviglioso, che anche attraverso questo schermo, non importa dove siete, forse a centinaia di chilometri da qua, o migliaia, perché stiamo parlando all'interno dell'infinito stesso, di ciò che è, questo ciò che è è nel tuo cuore, è la stessa libertà. Non c'è la libertà oltre uh, e poi c'è la libertà a Montesaggia. È un'unica libertà, un unico, grasping, un unico one riconoscimento, un'unica liberazione. C'è un'unica casa. <laughs> Isn't it non è meraviglioso? Esagero? Today, quando vi dico that, oggi può essere quel giorno in cui trovi questo notion. riconoscimento profondo della tua origine autentica della tua natura even say that it is than intimacy, non posso neanche dire più close. vicino dell'intimità perché sarebbe solo vicino close. ma ciò che è è vicino no. oh, Pronto? Ok. Sto no. so oh, controllando se qualcuno si sta addormentando. Kind of weird, like ma I... no c'è qualcosa. This, perché? C'è come un dubbio, lei dice, lui dice no, perché tu scopri qualcosa, però devi ancora maturare in tutto ciò. Nella vita, che è originata dal sé, il sé ha mandato degli indizi, lo fa continuamente, in modo che possiamo sviluppare il nostro discernimento. In modo che possiamo apprezzare e riconoscerlo. Per questo dico, Dio gli ha dato il pane. Non chiedeteli di farvi un toast. Fatevelo voi. Ossia, abbiamo un ruolo in questa messa in scena di cercare qualcosa e più dentro di te c'è questo desiderio di scoprire, più riconoscerai questi indizi e svilupperai la tua sensibilità interna in grado di ascoltare e sentire Dio che ti parla direttamente. Ma come? In inglese? Magari fa anche così, però... Hai ah, questo campo intuitivo in armonia con la vita, mentre ascolti lo senti. E puoi comprendere questa lingua della forza vitale. Non sono parole, ma senti da dove arrivano. Comprendi questo campo energetico in cui le azioni si dispiegano. Non è qualcosa che hai studiato. Ma in qualche modo lo riconosci in modo spontaneo è come quando ti innamori tu cerchi di capire che cosa che cosa ti fa piacere a questa persona che ami vuoi renderle felice e allo stesso modo guardi e cerchi di capire come faccio a crescere ad espandermi nella vita cerchi di capire e maturi questa maturazione ha luogo su uno sfondo di immobilità che non cambia. Ha senso tutto ciò? Sì, perché tu hai il corpo che respira. Il respiro, il prana, è la forza vitale, questa forza che anima l'universo: è il respiro della vita. Quando c'è il corpo, il respiro è la coscienza. Sai che c'è un'intelligenza in grado di sentire la vita e apprezzarla, amarla. Quando Gesù ha detto, abbi fiducia in Dio e abbi fiducia in me, perché io sono andato oltre questo mondo, e non vuol dire che se ne è andato dalla Palestina, ho andato in Palestina, in Kashmir, America, non è andato in Giamaica, ad esempio, né in Scozia o in America. America. Quando dice io sono oltre tutto il mondo, vuol dire io sono andato And oltre la mente. Quella voce che Who parla dalla me mente, person, che parla dalla persona, quella voce è stata trascesa perché quella voce mi vuole mantenere nel ruolo della persona. E non lasciarmi risvegliare nel mm -hmm. mio essere originario, mm -hmm. autentico. Ma per questo c'è resistenza quando cerchiamo la verità. Succedono le cose più strane. Molte persone smettono di cercare perché sentono questa resistenza. E sembra che l'ego diventi sempre più forte. Ma la persona si sente. In pericolo e quindi combatte per la sua propria sopravvivenza, non coopererà con nulla che minaccia la sua esistenza, fa tutto parte della messa in scena. Ma tu Why? sei più Because grande di tutto ciò. E perché? Perché tu sei già il sé, ma non sei ancora so consapevole it, di questa cosa che è ovvia. Diventa ovvia? Quando è ovvia? Isn't it? Non è vero? Obvious, it that, oh, Se non è ovvia, sembra una cosa obvious, così difficile. Laughing, e poi quando diventa ovvia, I tu I ti so metti so a ridere so e dici, ovviamente. ma come ho fatto a non vederlo? Sense of Questo senso di vendetta, vendetta di resistenza, the mind, attacchi della mente, dalla mente psicologica, sono dovute al fatto che tu ti stai risvegliando alla tua essenza. E quindi c'è un potere che cerca di portare la tua attenzione sulle cose della vita quotidiana. Ti dice, oh, guarda i prezzi che salgono, tua figlia ha dei problemi. E ti cerca di portare via l'attenzione. Certo, dobbiamo affrontare anche queste cose, ma non al posto di scoprire e riconoscere noi and stessi are, perché are, quando riconoscerai ciò che sei e tu sei l'imperituro l'eterno la paura scomparirà la paura andrà via and ci like the sono molte cose nella nostra vita But che Abbracciamo come fossero vere, però sono illusioni, inganni. Ma noi le, ci aggrappiamo e una, lasciano un'impronta forte nella nostra mente, nella coscienza. E noi ci crediamo e credendoci diventano la realtà, diventano la nostra esperienza. Non è che che voglio dirvi. Un'altra cosa meravigliosa che voglio dirvi è che non devi aggiustare tutto, perché ci sono troppe cose da mettere a posto. Ora hai trovato qualcosa con cui puoi rimanere, apprezzare, riconoscere, amare ed essere. E tutto il resto? Tutto il resto? Che cos'è? Niente. Non è un grosso problema. È la nostra mente che rende queste cose così grandi e forti. Tu dici la mia mente, la mia mente. Cosa vuol dire? Vuol dire tutte cose inventate. La mente è impersonale in realtà. È il campo della mente campo minato, ma poiché abbiamo sviluppato questi concetti, queste caratteristiche e le abbiamo dato tanta importanza, abbiamo questo modo particolare di utilizzare la mente e dici, la mia mente, ma è una mentalità, ma la tua mentalità non è ciò che sei. Quindi quando ti risvegli Molto e scopri la verità, molte di queste cose semplicemente scompaiono perché non sarai più vulnerabile. E lo puoi vedere adesso guardando dal luogo in cui si trova ciò che è. Ti senti vulnerabile? E questa sensazione si espanderà e crescerà. Qualcosa si espanderà sempre di più fino a espandersi dentro se stesso. E, direi, mia cara mente, la, la mente non gli piacerà per niente. Cercherà di portare tutti i suoi amici, tutti i parenti, tutti insieme per cercare di sabotare la tua opportunità di liberazione. Ma tutto questo è un'illusione. Però, se noi siamo convinti di essere la nostra personalità, la voce della mente sembrerà vera. Però se invece riconosci e sai ciò che è, questa voce diventerà sempre meno potente. Lo vedete? Ciò che è impersonale. Però sembra personale. Per questo vi ho detto, non sappiamo veramente cos'è una persona. Come Rumi diceva, noi pensiamo di essere una goccia nell'oceano, ma in realtà siamo l'oceano in una goccia. Come fai a capire tutto? Questo. Man mano che comprenderai. Quanto è vasto è grande questo risveglio nel ciò che è. Tutto quello che ti sembrava impossibile diventerà vero nel tuo cuore e scoprirai la tua vera essenza. Come vi ho detto oggi, questo è l'ultimo satsang per il momento satsang domenicale. Il mio desiderio è che questo sia un satsang in cui vi parlo da ciò che è come ciò che è, a ciò, è? ciò okay? che è, va bene? Grazie. Grazie. Perché? would it be if I speak to you. Perché se vi parlo da persona a persona, della persona, dove andiamo? Che facciamo? Questa è l'esperienza di ogni giorno. Ma ora avete riconosciuto questo campo di ciò che ha, che non ha nessun confine, nessun limite, nessuna fine. Vuol dire che non avete fine, neanche voi. Ma la persona inizia e finisce... Ha un inizio e una fine tutti i giorni, ma ciò che sei è una realtà continua, senza una fine. E questo è l'invito che ho per voi. Lo avete accettato? E avete accettato quello che avete scoperto? Ora dovete onorarlo. Questo è il vero rispetto del sé: onorarlo. Ci saranno delle forze che cercheranno di creare dei dubbi nella vostra mente. Quando ero là mi sentivo diverso, però adesso è diverso ancora. È la mente, sempre con la vecchia storia. Però, la mente ti porta queste notizie che sono sempre vecchie come un giornale della settimana scorsa, ma nella freschezza dell'ora di ciò che è, che veramente è veramente, oltre le credenze, come vi ho detto, è un dono sempre fresco di Dio per tutto il mondo. Ora, senza nessuno sforzo, abbiamo questa opportunità di vedere. Ma state guardando a qualcos'altro? È una domanda importante. State guardando a qualcos'altro? Ciò che è è diverso da ciò che siete? No. Qualcuno dice non sono sicuro. Of and in us feels a causa like della which. cultura del condizionamento, qualcosa dentro di noi pensa: oh, magari c'è qualcosa di troppo semplice, dov'è l'inganno? Magari cammino, me ne vado da questo posto e puff, scompare. Ma devi provare a vedere. Vedere se in qualche modo c'è una sorta di temperatura spirituale che scende, man mano che tu cammini, che te ne vai. Oh, è sempre appena andata! Oh. oh no, è andato via. Grazie Muji. Voglio dire saluti al sangha intorno al mondo che si uniscono a noi oggi. Sono molte persone che si uniscono oggi a noi. Da qualsiasi parte del mondo vi troviate, che seguite questo satsang, siete abbracciati con noi in un unico campo sangha. È la mia gioia condividere con voi perché d'ora in poi, se sentite di avete bisogno di un ulteriore sostegno, ci sono molti video online che parlano di questo invito e delle domande che, che arrivano a proposito di questo. E nel passato ho dato questo esempio, una metafora, come possono sembrare le cose. Una, di una delle cose che ho detto è che in molti paesi, per esempio magari nel tuo paese, hai vissuto un cambio di moneta, di valuta. Per esempio in Inghilterra abbiamo cambiato da euro o per esempio da lire a euro, no? E ciò che è successo è che quando una cosa del genere accade, il governo dice: da questo giorno la vecchia moneta non verrà più usata, e useremo solo. Per esempio, non useremo più la lira, ma l'euro. Ma per un periodo c'è un periodo di cambiamento in cui le persone sono un po', si trovano un po' in difficoltà e non riescono a capire nella nuova moneta quanto le cose valgono. C'è lo stesso cibo al supermercato sulle mensole, ma c'è un diverso prezzo. E ora? Per esempio per ognuno di voi non siete abituati alla nuova moneta, allora cerchiamo di tradurlo nella vecchia moneta. Diciamo ah, ma quant quanto costa questo? 3,50 euro, e 50. ma cosa significa in sterline questo? Allora lo controlli e dice oh, ok va bene. Quindi per un po' ci riferiamo alla vecchia moneta perché siamo familiari. Ma gradualmente ci abituiamo, ci stabilizziamo nella comprensione e troviamo il valore della nuova moneta. Alcuni, anche dopo che la vecchia moneta non è neanche più accettata dalle banche, ancora pensano in quei termini, con la vecchia moneta, e i bambini la capiscono subito. Perché uso questa metafora? Perché, perché a volte torniamo indietro nella vecchia identità per trovare dei riferimenti. E questo succederà per un po'. Ma qualcosa, qualcosa andrà oltre questi vestiti stretti della persona e sente l'immensità dell'essere, l'immensità, l'illimitatezza. Di ciò che è e diventa a suo agio in questa nuova realizzazione. Quindi la vecchia maniera di vedere le cose, che era più una faticona, viene liberata, viene lasciata. Per un po' magari sembra che stiamo attraversando un ponte e c'è qualcosa che continua a tornare indietro. È come se questo ponte continuasse ad allungarsi. E magari alla fine, magari vuoi costruire una casa su questo ponte. E io vi dico, non costruite una casa fuori dal cancello del nirvana. Non accontentarti di questo. Tu trova... Ciò che trovi ora, continua a ritrovarlo nuovamente e rimani con questo. E come ho detto, puoi trovare un ulteriore supporto, sostegno, guardando i video su YouTube, sono liberi per tutti e questo satsang sarà online per un bel po'. Se non hai capito lo puoi riguardare. Hai quella genuinità, quell'urgenza per la scoperta di te stesso. Se non ce l'hai, va bene, fa niente. Ma se ce l'hai, sai dove andare e si prenderà cura della tua vita. Fidati, abbi fede. Non fidarti della tua mente così facilmente, non è tua amica. Non ancora. Quando hai trasceso la sua influenza, allora può tornare come un servo. Niente di più. Gradualmente cominci a vedere che la mente e il sé sono la stessa cosa. La mente naturale e il sé, te stesso, sono la stessa cosa. Ma quando ci stiamo svegliando dal sonno dell'ignoranza rispetto alla nostra nuova natu vera natura, per un po' ci sentiamo un po' persi, ma non ti preoccupare. Like also, Rumi dice anche, colui che mi ha portato qui deve portarmi a casa. So, Quindi, thank you. grazie. As I've before, thank you, Come ho detto in passato, uh, ma ognuno di voi che for this ha nel cuore l'urgenza di riconoscere questa libertà e liber vuole liberarsi dalla limitazione dell'identità e a questa apertura nel cuore per la libertà che possa arrivare alla piena realizzazione del sé nel proprio cuore, al pieno risveglio ed essere libero e felice eternamente. Che la vostra luce splenda meravigliosamente in questo mondo e che tutti quelli che vi incontrino sul cammino della vita e siano toccati, ispirati dalla vostra apertura e saggezza, silenzio, pace, gioia. Siano così impressionati, toccati dalla vostra presenza che siano spinti. A cercare in se stessi per scoprire quella luce di cui vedono piena evidenza in voi e trovare pace e gioia per loro stessi, anche che la verità diventi contagiosa ancora. Si dice che questa sia un'età difficile, chiamata Kali Yoga, in questo difficile. Ma in questa età, chiamata difficile, la grazia di Dio ha prodotto anche una grande apertura, una grande porta. Quindi, ovunque tu ti trovi, là c'è cioè la, la porta al tuo essere interiore. Possiamo essere grati per tantissime cose nella vita ora e non possiamo semplicemente lamentarcene, essere liberi dai giudizi verso gli altre, le altre persone o altri modi di adorare il Signore, essere aperti e continuare a fiorire in questa nuova scoperta, così che tu possa trovare il tuo essere eterno. Più grande di questo non so cosa ci sia. Più grande di una cosa del genere che gli esseri umani possano scoprire ancora in modo tangibile, qualcosa di intangibile, di sentire oltre la sensazione, di riconoscere oltre la forma, di riconoscerlo oltre il senso dell'altro, di esserlo oltre la dualità. Non so che cosa ci sia. Non so un'altra strada più facile per il momento. Quindi tutta la gloria e l'essere supremo. Alleluia. Grazie, grazie. Chi suona oggi? Dopo questa musica. E vi invito veramente a ad ascoltarla, a goderverla. Avremo una piccola pausa di un quarto d'ora. Vi invitiamo a prendere tè e tutto quello che è stato preparato per voi. Chi di voi vuole lasciarci e se ne deve andare, vi do la mia piena benedizione che tutto quello che hai cercato tu lo possa trovare e quelli che di voi possono coloro che vogliono rimanere qui allora ci prenderemo un po' di tempo per leggere le lettere che arrivano ce ne sono alcune molto belle è un momento in cui leggiamo insieme le lettere che arrivano e è un momento molto bello anche se siete benvenuti a tornare dopo il tè e possiamo continuare a divertirci the lord is my shepherd i shall not want he makes me lie down in green pastures he leads me beside quiet waters he restores my soul he leads me along the right paths for his name's sake even though i walk through the valley of the shadow of death, I will feel no. Thanks, Jim. Thank you. hmm <laughs>